La quiete dopo la tempesta, ma l'atmosfera resta molto triste. Nel Belgio orientale le zone coinvolte dalle tremende inondazioni di un anno fa, che hanno fatto più di 35 morti e decine di feriti, faticano a riprendersi. Nella Chenie, un quartiere cittadino di Liegi, molte persone stanno cercando di ricostruirsi una nuova vita, proprio come Marie. Ci sono diversi problemi con le assicurazioni. Alcune persone sono state quasi costrette a firmare accordi con pochissimi soldi. Io non voglio nulla, non ho chiesto nulla, anche se ho perso tutto. Ho perso gran parte della mia vita, non ho chiesto nulla e spero che l'assicurazione ora ne tenga conto. Voltare pagina, ma per molti non è così semplice. La furia del maltempo ha spazzato via case, distrutto terreni agricoli. E ora, secondo le ONG, c'è ancora una carenza di lavoratori edili, con i prezzi alle stelle. Si sono aggiunti poi parecchi problemi. Dobbiamo tenere a mente che stiamo uscendo dal Covid, abbiamo ancora delle inondazioni, c'è la guerra in Ucraina. Tutti i fattori che stanno gravando sui bilanci dei comuni e poi i prezzi base delle materie prime sono aumentati notevolmente. Ponti distrutti, strade e case sommerse dall'acqua ovunque. A Truss migliaia di persone sono state gravemente colpite dalle inondazioni di un anno fa. Più a est c'è Pepinster. Una decina di persone qui sono state travolte dall'acqua, altre 500 hanno dovuto abbandonare la città, parte del centro storico è stato completamente distrutto e ora si cerca di tornare alla normalità. Abbiamo lavorato duramente con il governo della Vallonia, dice il sindaco, per prevenire altre possibili inondazioni in futuro, cosa che potrebbe anche ripetersi a causa dei cambiamenti climatici. Abbiamo dunque allungato il letto del fiume, creato aree di immersione temporanee per attutire l'impatto dell'acqua quando salirà. A un anno di distanza la paura delle inondazioni aleggia ancora però su centinaia di città del Belgio. Molti comuni sono alle prese con il difficile lavoro di ricostruzione. Per i cittadini resta una ferita aperta che richiederà molto tempo prima di rimarginarsi per sempre. Pedro Sacadura, Euronews, Pepinster.